Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, siamo tornati in pieno centro, era un po' che mancavamo. Tutti a chiedere ma perché, no, nessuno l'ha chiesto. Ma se ne sente mica la mancanza. No, ti stai bene anche quando andare in giro così. Ci credo, tutte queste macchine, tutto sto caos, tu stai bene in campagna. Ho visto oggi il servizio Canale 5 però sulla terra dei fuochi. Che gente diceva stava a Napoli, sono andato in campagna perché l'aria era più fine. L'ha avuta l'aria fine nella terra dei fuochi, vai. Senti, prima di cominciare qui la nostra, siamo venuti qua dove c'è il cantiere di Via Guido Monaco, è l'ultimo tratto di rifacimento del marciapiede, so che tu questo progetto lo apprezzi tantissimo, ma ne parliamo tra poco, perché prima la provincia ha fatto un comunicato sulla colonna di indicatori di cui ci eravamo occupati qualche giorno, anzi la scorsa settimana, sulla colonna di indicatori che è il simbolo di questa frazione, e la provincia di Arezzo dice che se ne sta interessando, cioè che è tutto pronto per il restauro, ci fa piacere, speriamo che la cosa si completi, bene. Riconosce la provincia che c'è questo valore simbolico di questa colonna di indicatore. Sicuramente lo merita, dai. Bene, quindi staremo a vedere. Siamo qua invece in Via Guido Monaco. Ti piace questo progetto, questo rifacimento del marciapiede? Intanto ci abbiamo trovato un collega, tu l'hai trovato, ce l'hai preso. Vieni, salutiamo il collega Romano Salvi. Sono di passaggio. Sì, lo so, non era previsto. A piedi, quindi posso passare tranquillamente. Sì, puoi passare. Allora, stavo che chiedendo dice? Qui all'ex, ti ricordi, lui è stato vice sindaco. Vice sindaco, scusa. se ne è permaloso. Allora, io sono su questo progetto profondamente contrario, come lo ero per tutte le altre opere fatte, soprattutto nell'asse via Roma e via Crispi. Per me sono soldi buttati via. Ci sono tante problematiche in questa città e penso che forse era più importante investire i soldi dove era necessario per poter attirare in città turismo e quindi di conseguenza anche lucro e interessi. Perché? Perché abbiamo la fortezza che forse i lavori non verranno finiti perché non ci sono i soldi, abbiamo tante altre opere che purtroppo non possono essere terminate perché mancano i soldi. Perché buttare qui tutti questi soldi, ad esempio l'asse di via Roma e via Cristo? Cosa ha portato i benefici? Cosa ha portato di bellezza? È sempre uguale, secondo me, è stata stretta la carreggiata, non ci sono più posti auto e poi l'aspetto sul peggio sempre lo stesso. Chiamo Romano. Ma Beppe è stato, oltre che vice sindaco, assessore a bilancio, quindi i conti li sa fare. Però ecco, io vorrei aggiungere anche che insomma tutti questi lavori non sono stati fatti soltanto con il bilancio del comune, no? Forse non conveniva rinunciare, no, anche ai contributi dei fondi europei per fare un po' meglio, forse c'è molto da discutere, ha ragione qui Beppe, molto da discutere sia su quello che è stato fatto e soprattutto su quello che si sta facendo, perché questo progetto qua, che fa parte del piano dei lavori pubblici della vecchia amministrazione, finanziato, appaltato dalla vecchia amministrazione, non ne comprende la pista ciclabile, che è un tratto. Se deve fare come via Petrarca, meglio da fare. No, via Petrarca ancora non è stata fatta. Ah, ho visto disegnato per terra. Quella è un disegnino. Ah, perché c'è motivo. Però questo è un raccordo tra piazza Guido Monaco e i giardini Porcinai. I giardini del Porcinai, è bene ricordarlo, bella, che è del Porcinai, perché qualcuno se n'era dimenticato. Qualcuno che ora è in comune se n'era dimenticato, assessore alla cultura oggi, se n'era dimenticato che erano del Porcinai. E quindi questo tratto dovrebbe funzionare da raccordo, questo tratto di mancata pista ciclabile. E questa è una contestazione che faccio, poi per i conti ci pensa Beppe, insomma. Sì, i conti non tornano. Non tornano. Perché qui andranno via ovviamente dei posti auto, rimarranno solo quelli per insomma. Ma non è il posto auto, che poi meno male che siano 10 posti auto o 20 posti auto che mancheranno. Ma secondo me il signore vuol dire qualcosa. No, venga qua. Venga, vuole dire qualcosa. No, pensavo a proposito del lavoro. Importuna anche i passanti, cioè ormai. No, non ma si lo vedevo, ci girava intorno. Viene uno, lo vede. Si va verso il carnevale, quindi lui è impegnatissimo. Infatti, è impegnatissimo via per il carnevale. Stavo mettendo a posto
il carro politico di quest'anno e quindi... Non lo puoi svelare. Assolutamente, no, ho detto il carro politico. È una sorpresa? È una sorpresa. Va bene, vai, vai a lavorare. Grazie. Vai, vai. Ciao, Romano. Grazie Romano. Buon lavoro per il carnevale. Grazie, ciao, Romano, ciao. Salvi, collega del Corriere di Arezzo. E, insomma, in conclusione? In conclusione dicevo che questi soldi potrebbero essere benissimo spesi per fare altre cose importanti in questa città, che avrebbero, avrebbero portato un ritorno. Questo ritorno non porta niente, cambiare cambia poco. La città su per giù è sempre la stessa, chi viene dalla stazione troverà sempre una strada come c'era prima, con il traffico come c'era prima, con due alberelli in più, senza aver modificato niente. L'unico, diciamo, il vantaggio sarà che soprattutto dall'altra parte quel marciapiede onestamente da rifare, insomma, che è pieno di buche. Ma una cosa è fare una manutenzione, una cosa è fare un'opera d'arte completamente nuova che poi non fa altro che allargare leggermente quello che c'era precedentemente e mettere una fila di alberi. Speriamo, ah, forse vengono rifatti i sottoservizi, quello è magari importante perché ogni tanto vanno rifatti i sottoservizi, perché altrimenti sennò, comunque si chiama riqualificazione assi ottocenteschi. Va bene, questo per dirla come si chiama. Va bene, riqualifichiamo. Bene. Abbiamo finisce la riqualificazione a luglio di tutte le frazioni, si qualifica da tutto. Fare sì. Nelle frazioni le riqualificazioni non le facciamo mai. Comunque questo è un progetto che, come diceva Romano, deriva dalla precedente... Oh, ma questo non vuol dire niente, chi l'ha fatto? No, no, questo per dire, insomma. Destra, sinistra, tanto ormai... Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Le mani. Te sei mancino o sei destro? Destro. Beh, io sono ambivalente, quindi posso andare e con tutti. E come diceva Gadere, dov'è non il bagno? Non me lo ricordo. Non sai destra, sinistra di Gadere? Non me la ricordo. Oh, mica posso sapere tutto, eh. Vabbè, insomma, diceva che il bagno, lui lo chiamava in un modo un pochino diverso, è sempre in fondo a destra. Ah, va bene. Mentre farla in compagnia è di sinistra. Ho capito, va bene. Questo, diciamo, per mettere le puntine. No, dicevo una volta il ladro un porco una spia, ma insomma è un'altra cosa. Ci vediamo domani. Ciao.